si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Un'unica parola per stupire. Su RTV 38 arriva... Ta-da! Buonasera, ben ritrovati a tutti quanti. Siamo pronti per iniziare insieme un'altra settimana all'insegna dell'allegria, all'insegna dell'intrattenimento e dei moltissimi argomenti, tutti quanti differenti, che si interverranno, no, in questo meraviglioso parterre, particolarmente ricco di persone, di cose, di argomenti, anche quest'oggi. Iniziamo subito però, come nostra consuetudine, ormai dalle consuetudini acclamate, conclamate, quella dei parrucchieri e delle dive, per esempio. Ti pareva che non ci fossero loro due, i fratelli? Ciao, buonasera. Ciao Francesca, Gino e Massimo, ciao a tutti. De Stefano. Ciao, belli. Buonasera, ben ritrovati a tutti e due. Bene, con il loro, grazie, bellissimo armamentario e con i loro modelli barra clienti in corsa che si sono affidati alle loro mani, sì, per cambiare look. Buonasera a tutti. Buonasera. E quattro. Buonasera. A questo, grazie, bellissimo parterre. Mi sembrava strano mancasse la bionda. Sì, eccola. Portata. Ma prima non lo era bionda. No, ma non avevamo dubbi. Sarà stata Mora, poi è entrata. No, Mora no, però Gino naturale. Gino gli ha fatto il lavaggio, il lavaggio del cervello, proprio il lavaggio di testa. Gino gli ha trovato una soluzione con, se, questo biondo. Se ti dico, dopo ti dico bianco, che cosa ti viene in mente? Quali sono i tratti positivi? Dipende del dalle bianco. Parti della giornata. Se mi dici bianco, potrei anche dirti che sono contenta, perché vuol dire che la lavatrice è tutta a posto. Se, se oh, me se... lo dici nel weekend. Se mi dici bianco in relazione a te, penso a qualcosa che invece non è, diciamo, tanto agreabile dal punto di vista estetico, se non è voluto. Giusto. Ovvero il capello bianco, che i primi capelli bianchi. Oggi daremo delle indicazioni alle nostre amiche per attutire il primo capello bianco. Bene. I primi. Quindi indicazioni per i capelli, sì, contro, diciamo, contro i capelli bianchi, sì, che non sono che voluti. È un estetismo, diciamo, per le donne, no? Anche per gli uomini, però oggi no, anche per noi. Per gli uomini parliamone. Per perché l'uomo, l'uomo salt and pepper. Sì. Grazie salt Francesca, pepper. Grazie, eh? Infatti. A i miei molto, capelli bianchi perché, vanno bene. Sì. Moltissimo, non so perché, anzi ti dirò che qualche stars hollywoodiana. Anche la ruga all'uomo ha il suo perché, eh? Anche la ruga. Oh no, quella d'espressione ci piace, ci piace. Oggi poi bravi, bravi, bravissimi, complimenti per l'assist, perché oggi parleremo anche dell'uomo, sì, e giusto, moltissimo di lui nelle nostre rubriche e con i nostri personaggi, insomma, del lunedì di Tada, perché l'uomo è molto cambiato, no, nel corso, sì, degli ultimi decenni. È diventato un uomo che si cura di più, che bada di più alla sua bellezza, che vuole un aspetto più fresco, più giovane, più agreeable, il più delle volte non perdendo nemmeno quelle caratteristiche di mascolinità, insomma, che lo contraddistinguono. Quindi parleremo anche di questo. Uomo e stile, stile uomo. Grazie, buon lavoro. Grazie, tanto noi ci vediamo dopo. Come sempre partiamo in quarta. E adesso partiamo con un'altra amatissima rubrica che ogni 14 giorni arriva qui per portarci tutto il fashion che c'è nel mondo dei bambini e non solo, eh. Vestiti come sei, sia a suggerirti l'armadio, c'è Simona Mazzei. Meraviglioso. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao. La nostra fashion kids blogger e molto, molto, molto di più. Cara Simona, oggi parliamo di un argomento molto caro a noi, ai noi, nel 2020, che è quello di un, diciamo, modo di vestirsi che dovrebbe essere propriamente da casa, ma che è diventato iconico. Stiamo parlando del pigiama. Bene, allora oggi parliamo appunto di questa cosa particolare che sono proprio i pigiami per i bambini, perché tantissime volte nel mio blog appunto fiammisday.com me l'hanno richiesto, tante mamme sono alla ricerca di pigiami particolari perché sappiamo che è facile trovarli in tutte le catene low cost, quindi a buon prezzo, dove troviamo davvero pigiami per bambini per ogni gusto, partendo dai disegni Disney fino ad arrivare a quelle con le fantasie un pochino più ricercate, ma è difficile oggi trovare delle aziende che producono pigiami per bambini che siano
sono anche di estrema qualità, perché vi ricordo che il pigiama va a contatto direttamente con la pelle del bambino, per cui dobbiamo fare molta attenzione all'intimo. Spesso nei bambini un pochino più grandi non mettiamo più nemmeno la canottiera tra la pelle e il pigiama, per cui è necessario che anche nell'intimo andiamo a controllare anche l'etichetta e ricercare aziende particolari che ci stiano attente. Prima però di presentarvi questa azienda che fa questi capi meravigliosi, voglio parlarvi un po' del pigiama in generale. Quando è che è nato questo boom, che tutti ricercavano questo pigiama particolare? Quando il nostro amatissimo piccolo principe George si presentò davanti all'allora presidente degli Stati Uniti d'America proprio in pigiama e in vestaglia. Lo vediamo lì nella foto, fu divertentissimo, questa foto fece il giro del mondo e quindi da lì tutte le mamme si sono preoccupate di trovare questi pigiami con queste vestagline da far indossare anche ai propri bambini, perché il pigiama diventava proprio un vero capo d'abbigliamento da indossare sia in casa ma anche per ricevere degli ospiti, quindi molto carino per i pigiama party, carino per stare in casa, specialmente poi in un momento del genere. Adesso Ora il pigiama va per la maggiore, vero Francesca? Oltre alla tuta, appunto tuta e pigiama. Adesso il pigiama, come ho detto prima, è diventato qualcosa di ancora più iconico, esatto, di assolutamente necessario, visto anche la quantità di tempo che passiamo in casa e visto anche che purtroppo per fortuna i nostri bambini continuano a giocare anche moltissimo in casa e ci mancherebbe togliessero pure quello, e che quindi magari hanno bisogno anche di qualche incambio in più per questo abbigliamento. Senti, ma ci sono delle regole? Ci sono su come dei vestire consigli. Il pigiama, su come sceglierlo, non lo so, dici te che tutto sai. Di consigli ce ne sarebbero tantissimi, ma ne ho scelti tre quando si va appunto a scegliere un pigiama. Innanzitutto, mi raccomando, vi voglio dire una cosa importantissima: il pigiama non è un capo d'abbigliamento, quindi va benissimo che lo mettiamo in macchina, quando insomma montiamo il bambino in macchina, se addormenta e poi lo portiamo a dormire, ma io ho visto tantissime volte che questi bambini vestiti con il pigiama, il piumino, e portati in viaggio, quindi in treno, in aereo, in tutti gli altri mezzi di trasporto, magari con lo stesso pigiama con cui hanno fatto colazione, per cui anche macchiato. Vi ricordo che i bambini sono esseri umani che hanno una dignità, esistono tantissimi capi d'abbigliamento davvero super comodi da utilizzare durante un viaggio, le tubute, i pantaloni in felpa, i leggings per la femmina, un maglioncino paricollo, veramente oggigiorno ne troviamo ovunque, quindi mi raccomando, il pigiama non è un capo per uscire, anche se ha un capo molto carino che possiamo indossare in famiglia anche per ricevere degli ospiti, ma non sicuramente per uscire. Il secondo consiglio che vi voglio dare è di coinvolgere i bambini anche nella scelta del pigiama, perché poi alla fine sono loro che lo devono indossare, quindi magari portiamoli insieme a fare un po' di shopping, è anche un modo per passare del tempo tutti insieme, cerchiamo qualcosa di carino su internet o comunque insomma dedichiamogli un po' di tempo e chiediamo loro quali sono le loro richieste, perché poi alla fine devono stare comodi anche e soprattutto quando stanno in casa o vanno a dormire. E la terza regola che vi voglio dare, mi raccomando, attenzione al tutone, cioè il pigiama intero con i piedi e tutto intero non spezzato, per i bambini un pochino più grandi, per esempio dopo i 3 anni di età, perché non soltanto il pigiama tutto intero inizia a essere un pochino inizia a impedire un pochino i movimenti, ma quando i bambini iniziano ad avere 3 anni cercano di sviluppare la propria autonomia, quindi gli viene tolto il pannolino e iniziano appunto ad andare in bagno da soli, per cui sarà necessario che anche durante la notte siano comodi e a proprio agio. Quindi queste sono le tre regole in generale. Poi mi raccomando, attenzione all'etichetta, e proprio per questo dopo, nella seconda parte, vi voglio parlare di un'azienda che all'etichetta ci sta davvero attenta. Poi verso i 35, se hai particolarmente freddo e sei costretto a stare a casa, possiamo rivalutare anche la tutona magari rosa stile Pippo Pippo, ma questo è un altro discorso. Se ovviamente non ci sono mariti e fidanzati in casa, ovvio. Grazie a Simona Mazzei, e adesso io mi volgo verso la parte destra, dove è tornato a trovarci un caro amico di Tada, Michele Lazzaro, che rappresenta l'immagine e la comunicazione di una ditta che, pensate, pensa, realizza e produce occhiali da vista, occhiali da sole,
che sono assolutamente made in Italy, di più made in Tuscany, che hanno una creatività e sono una risposta sicura, certa e forte all'omologazione anche nell'ambito della vista. DP69, perché il logo che voi vedete potrebbe indurvi in errore e potreste pensare che DP e poi dopo c'è una B e una Q. No, DP69. Allora, com'è nata la DP69? Come si è sviluppata nel corso dell'ultimo tempo? Sono un paio di anni che noi non ci vediamo, è successo di tutto nel frattempo, ma le persone non rinunciano ovviamente ad avere gli occhiali da vista quando ne hanno bisogno o quando sentono che il loro look manca di qualcosa, e poi soprattutto l'immancabile occhiale da sole che ci protegge anche dai raggi dannosi. Prego. Allora, ciao Francesca, grazie per questo invito. DP69 è un brand nato nel 2013 per volontà del designer Daniele Padovani, da cui appunto DP69, dato che lui è nato nel 1969. Tutto qui, non ci sono cose segrete, strane o altre allusioni. Quindi 69 è l'anno di nascita e DP sono le iniziali di colui che insomma ha pensato e che ci ha messo la sua creatività per realizzare questi modelli. Esatto. E niente, quindi poi ho utilizzato questo schema per fare un gioco grafico. L'occhiale nasce subito con l'intento di rompere un po' gli schemi all'interno di quelli che erano consolidati, insomma, di altri brand, di grandi gruppi, e abbiamo puntato da subito sul Made in Italy. E in questo momento di difficoltà per la situazione che stiamo vivendo, questa scelta che è stata all'epoca coraggiosa ci sta dando ragione, perché poi le aziende che producevano appunto, che hanno delocalizzato, si sono trovate in gravi difficoltà in questo momento. Quindi diciamo che quello che è stato il vostro sacrificio iniziale poi è stato ripagato parzialmente, ma in maniera sostanziosa, anche da quello che poi è successo successivamente. Esatto. Quindi la scommessa, alla fine, nonostante comunque la crisi, è una scommessa vinta. Esatto. È chiaro che il Made in Italy, questo dobbiamo dirlo agli spettatori, cioè tu non puoi pretendere qualità e avere un prezzo stracciato. L'occhiale ha un prezzo adeguato, giusto, perché è fatto in Italia. Qui abbiamo prodotti fatti con acetati, realizzati manualmente con certi criteri, e quindi è normale che l'occhiale abbia, diciamo, poi anche un prezzo adeguato. Certo. Quindi tu dici, no, il prezzo è commisurato, ma senza esagerare, a quella che è la qualità, perché chiaramente vengono prediletti dei certi materiali, c'è un certo stile, c'è un packaging, poi c'è una ricercatezza anche. Consideriamo che poi, siccome noi facciamo anche la linea, noi facciamo anche occhiali da vista, frequente si sente spesso dire di occhiali che magari poi possono portare anche dei problemi nell'indossarli quotidianamente, certo, con problemi di irritazione, quindi l'occhiale va sul viso e c'è qualcosa che ha a che fare comunque con l'aspetto medicale, io parlo del vista, ovviamente questo, tutto quello che abbiamo creato per il vista, il nostro know-how, lo riportiamo ovviamente anche nel sole. Certo. Quindi i materiali sono tutti certificati, quindi a garanzia della salute anche. Che è un occhiale di un certo spessore, dove dietro c'è una certa ricerca, sia nel materiale appunto che nel design, perché anche il design è molto importante. Un design, come dicevamo prima, che non è standardizzato, cioè che segue quelle che sono naturalmente i desideri, che segue le attitudini, no, del cliente, ma che nel contempo è assolutamente innovativo e che si occupa e si preoccupa di non essere, diciamo, omologato agli altri brand. Certo. Magari più blasonati, perché ovviamente più famosi, che si rifanno ai grandi anche stilisti che, certo, portano il nome, e poi stanno dietro altri gruppi, naturalmente. Certo. Noi ci proviamo e stiamo creando, come l'occhiale che prima hai provato prima dell'inizio della trasmissione,
per esempio, non so se posso già parlare del prodotto, guarda, sul modello si Vista. Si fa un Vista Juventus. Mica mi dispiace a me provarmi le cose. Ecco, questo è un occhiale un po' in controtendenza, nel senso adesso vengono utilizzati acetati molto spessi, secondo me anche pacchiani, però l'occhiale va portato da Vista, si porta per tanto tempo, per cui noi abbiamo puntato questo da sempre sulla leggerezza. È vero, sono sicuramente leggerissimi e sicuramente non vanno, diciamo, non pesano né sul naso ma soprattutto qua dietro, perché noi sappiamo che adesso con la problematica, no, delle mascherine, che sono questo dispositivo assolutamente irrinunciabile al momento di sicurezza, abbiamo qualche difficoltà, no, nella zona qui dietro l'orecchio, perché magari le portiamo per molte ore, gli elastici ci danno fastidio, immaginatevi chi è costretto, comunque deve portare gli occhiali più anche la mascherina al lavoro, cioè se gli occhiali non fossero, insomma, leggeri o non fossero portabili, questo potrebbe comportare sicuramente un disagio in più. Dopo andiamo a scoprire quella che è la vostra nuova collezione e dagli occhiali da vista e naturalmente per quanto riguarda gli occhiali da sole, ma adesso rimango sempre in questa zona, no? E mi concentrerò con gli ospiti che vedrete tra poco a parlare della bellezza e della cura della pelle, del viso per Monsieur L'Homme. Eh sì, anzi rimango qui perché loro sono qui alle Vanità Profumerie. Jackie, lo sai che quando sei qui, intanto buonasera e benvenuta, ride lei. Buonasera, con la sua Francesca. Grande bellezza, la nostra Jacqueline Fogan. Allora, accompagnata da Eva Diegoli, beauty advisor delle Vanità Profumerie, colei che insomma ci introduce soventemente nel mondo delle novità per quanto riguarda la bellezza e la cura del corpo, uomo, donna, viso, tutto, facciamo tutto, capelli, unghie. E poi abbiamo un messier quest'oggi, messier Marco. Buonasera. Ciao Marco, Marco Colatorti, anche lui a pieno titolo nella corazzata di beltade delle Vanità Profumerie. Allora, fatta con questo annuncio con grande prosopopea, come da sempre mi contraddistingue, Jackie, oggi si parla di un classico per l'uomo che non deve chiedere mai, verrebbe da dire, ma quella è un'altra pubblicità. Insomma, per l'uomo che però sa quello che vuole, sa cos'è la qualità e sa anche che cos'è la raffinatezza. A te, Jackie. Certo. Allora, oggi vi parlerò di un mondo tutto giallo, come potete ben vedere sulla mia destra. Stai attenta quando parli di colori ora, Giallo. Sì, sì, è vero. E siamo in giallo. Perfetto, quindi dunque, siamo perfettamente strutturati. Meglio di oggi. Meglio di oggi. Esatto, rappresento anche la Toscana, rappresento, cioè non io, ma l'acqua di Parma, rappresenta veramente l'Italia. È un brand meraviglioso. Allora, parlo di giallo, dunque, che parla di stile, di eleganza italiana e di artigianalità. Lo sapevo che mi sarei sbagliata. Non importa, abbiamo capito lo stesso. A te con quell'accento lì ti si perdona tutto, quindi vai tranquilla, vai. Quasi tutto. Comunque, benvenuto in Acqua di Parma. Allora, l'Acqua di Parma è uno stile di vita nella sua più sofisticata espressione. Nasce nel 1916 grazie a un nobile cittadino parmense, imprenditore e proprietario di diverse sartorie a Parma. È un uomo che viaggia tantissimo e durante i suoi viaggi va in America, va ovunque nel mondo. Lui sente la mancanza della propria terra, del sole, della luce dell'Italia, che dovrebbe sempre accompagnarlo durante i suoi viaggi. Rientra in Italia e affida a un piccolo laboratorio un compito molto importante che racchiuda in un'essenza l'eleganza, lo stile e la luce italiana. Così nasce l'Eau de Cologne, in grado di rappresentare la tradizione, la luminosità, la freschezza tipiche di questa terra.
per cui ha fatto fare a questo lavoratorio. Stavo ammirando mentre tu parlavi, no? Con tutte queste... Sì, infatti stavo vedendo un attimo il gentile qui. Chi è lui, il signor Acqua di Parma? No. Se no lo prendiamo, eh? No, il signor Acqua di Parma era nel 1916. Pronipote? Vedi che non ho mai seguita. Molto bene. No, no, ma dicevo, se è così il signor Acqua di Parma... Noi... Oggi è così. Ah, benissimo. Oggi è così. Allora, dunque nasce la famosa eau de Cologne, scusate, la sto prendendo, la faccio vedere, o da questa parte, o da questa parte, e poi nascerà tutta una serie di colonie di loro. Però, allora, dunque lui fa, nelle sue sartorie, aveva a fare alla borghesia parmensa. Certo, giusto? Tutte... Allora, confezionava gli abiti per questi gentiluomini con della velina e cosa fa lui furbo? Fa cascare qualche goccia sulle veline. Di maniera che quando il gentiluomo torna a casa e apre questa famosa scatola bellissima dell'acqua di Parma, sente questa fragranza fresca, luminosa, tipica di loro. Dunque lui comincia a fare un impero di questa acqua di Parma e tutti vogliono questa acqua di Parma. Allora, dopodiché, un'altra cosa che è un ritual molto italiano è aggiungere sulla la pochette che si mette nel taschino della giacca dell'uomo vaporizzare anche questa famosa acqua di Parma e questo famoso gentiluomo, cioè questa fragranza emane e niente. Sì, che poi è coinvolgente, no? Perché quel tocco... Esatto, che di stile, no? Perché diventa uno stile dopo l'acqua di Parma. Se chic. Sì, e poi ne fa una tradizione che è tramandata da padre a figlio. Però purtroppo, negli anni 90 l'acqua di Parma viene acquisita da tre signori molto conosciuti. Li posso nominare, penso. Certamente. Sì, perché sono conosciutissimi. Uno è Luca Cordero di Montezemolo. Nulla proprio, eh? Ecco, nessuno. Paolo Borgo Manero e Diego della Valle. Ah, proprio... tre così a caso. Sì, sì. Allora loro fanno dei passi da giganti, proprio corono. Finché nel 1998 aprono la prima boutique Acqua di Parma a Milano, in via Gesù, che è una via che è chiamata la via per l'uomo. Dello ci sono shopping, tanti negozi di shopping, tanti negozi per l'uomo. Poi passano gli anni, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al 2001, dove l'acqua di Parma entra nel gruppo LVMH, che è il leader del mercato del lusso. E quindi da lì poi dopo fermiamoci qui e dopo si parlerà delle ramificazioni, insomma, di questa acqua di Parma che poi è arrivata in tutto il mondo, amatissima anche dalle sceicchi dell'Arabia Saudita, eccetera, eccetera, e poi di tutti i trattamenti che farà la nostra Eva, poi, il nostro Marco, no, coadiuvato dalla sempre presente Jacqueline Fagan. Ti piace? Sì. No? Sa Sofì. Va bene, va bene. Oh. Quanto mi piace quando ci sei anche te. Non tocco subito, mi sembra di stare sulla Rive Gauche, ma invece sono io, figli in Val d'Arno. Allora, adesso invece cedo la linea subito a Carlotta Comparini, dove sempre si parla dell'uomo, l'uomo sposo, cerimonia. Carlotta. Grazie Francesca e buonasera a tutti. Oggi ho il piacere di avere con me Laura Romagnoli e Niccolò Pucci di Laura Romagnoli Atelier. Benvenuti. Grazie Carlotta, grazie per averci ospitato. Grazie a voi. Laura, il tuo percorso lavorativo inizia all'interno del negozio gestito da tua mamma e tua sorella a fine degli anni 70. Invece a fine degli anni 80 iniziate anche a vendere abiti da sposa, da sposo e da cerimonia. Sì. E oggi il reparto appunto dello sposo lo gestisci insieme a tuo figlio Niccolò. A Niccolò, sì. Il reparto della sposa sappiamo che è gestito da Loretta Romagnoli, è stata nostra ospite, la salutiamo. Sì.
È stata praticamente una scelta perché c'era sempre più richiesta, appunto, perché all'inizio vendevamo tutto fashion, tutte queste cose qui con mamma agli anni appunto 70, 80. 80. Poi sempre più importante credere e iniziare questa svolta di dedicarsi completamente alla cerimonia, allo sposo, alla sposa e quindi e di più anche allo sposo, certo. Perché lo sposo inizialmente non era molto sentito, cioè tutti andavano a vedere il vestito da sposa, ma in realtà quello da sposo era anche l'uomo più diventa normale, sempre più, no? Esigente, ovviamente, esatto. Vero, finalmente Niccolò? C'è questa scoperta di uno sposo bello, particolare, ben curato in tutti i dettagli e di ricerca. Noi abbiamo fatto anche delle ricerche molto nei brand che sono specializzati in una sartoria, uno stile bello fatto bene che dà un qualcosa di diverso e che si contraddistingue finalmente questi begli uomini vestiti da finalmente. Sposo. Finalmente, anche perché se quello finalmente. È il giorno della sposa, della donna, anche l'uomo ovviamente sì. Deve, vuole la sua importanza. Ora si va a certo. Vedere tutte e due e sono contenta anche perché questa tradizione l'ho anche tramandata a mio figlio. Niccolò, che sì. So che sei cresciuto in atelier e dopo un importantissimo percorso di studi, in quanto ti sei laureato, devo leggere, in scienze di governo con un master all'estero in digital marketing. Esatto, sì. Hai deciso di subentrare nell'azienda di famiglia. Di cosa ti occupi? Sì, no, per me a parte è stato anche una fortuna avere questa azienda interna, poi per me è anche un onore in realtà portare avanti la tradizione iniziata da mia nonna, delle mie zie, da mia mamma, quindi comunque c'è questo aspetto anche emotivo, no? Però allo stesso tempo il mio è un percorso legato anche da voler metterci anche un po' di innovazione, mm-hmm. Hai visto? Cioè anche solo voler dare l'innovazione del digitale, ecco, io quello cui certo, è importante. È quello su cui poi dopo io mi sono laureato, quindi, e quindi dovevo portare un elemento in più al negozio, spero di averglielo portato e poi soprattutto essendo anche lo sposo, diciamo io sono un loro coetaneo, sono io magari un po' troppo dietro, però ecco mi vado a relazionare con ragazzi che alla fine hanno quasi la mia età. Quindi è divertente quel lavoro. Alla fine. Tra l'altro in atelier sono presenti tra i brand più richiesti e importanti. Sì, sul sì, nostro sì, livello. Sono tutti made in Italy, tutti leader della cerimonia. Qualche italiana. Nome? Ma Lubiam, Maestrami, Pat Maseda, fino anche a Italo Perez di Petrelli, Giuseppe Rocchini, insomma tutti i made in Italy. Tutti i made in Italy. Viva il made in Italy che ci contraddistingue in tutto il mondo. Poi soprattutto ora, quindi cioè, è proprio cioè, è un orgoglio. A tal proposito andrei a mostrare qualche abito presente in studio a partire da questo, indossato dal nostro modello Tommaso con questa sfilata. Prego. Il sartoriale si fa a noi. Accidenti, che meraviglia! Da sposare! Da sposare. Senti, ma sbaglio, questo è uno stile pulito? Sì, è molto rivisitato nel suo pulito, perché comunque è uno stile molto sobrio, con un collo a lancia, con questo revers lucido, però allo stesso tempo c'ha questi elementi di dettagli molto molto particolari, a cominciare dal cravattone, dal bottone gemello nella giacca, questo gilet doppio petto che è magnifico, quindi diciamo è un upgrade, no, dello stile pulito. Cioè questo si parla di veramente d'alta sartoria italiana, leader nella cerimonia, cioè qui siamo a livelli altissimi. È molto richiesto questo modello? È molto richiesto perché molti chiedono anche uno stile chiaramente particolare, perché comunque cercano sempre un po' di innovazione,
un po' di elemento di unicità, no, quel giorno lì. Però cercano anche qualcosa che un domani potrebbe essere indossato, per esempio, sì, anche quello che magari porto anch'io è uno stile molto molto riutilizzabile. Questo qui ha i suoi elementi di grande grande glamour, grande grande fashion, però allo stesso tempo è uno stile molto più pulito. Visto che la descrizione degli abiti, come potete vedere, non finisce qua, continuiamo nella seconda parte con una seconda sfilata. Grazie Francesca, a te. Allora, come potete vedere, io sono qui vicinissima alla postazione adibita all'offerta del caffè, perché in cucina oggi vi presento un nuovo amico di Tada, che avete già visto forse qualche tempo fa, ma che è tornato. Cristian Borchi, ciao Cristian. Ciao, buonasera. Ben ritrovato. Allora, io sono in attesa che la mia macchina si scaldi, perché ovviamente è stata ferma per le nostre dirette del weekend. Adesso no, è prontissima. Ti offro il caffè. Spiega ai nostri amici che cosa andrai a realizzare con me nella terza parte di Tada. Prego. Allora, noi prepareremo una rivisitazione del panicaccio, che è un piatto dell'alta Toscana, che però ha tante similitudini con la zona dove vengo io, il Mugello, e quindi utilizzeremo la farina di marrone, la farina di grano, e poi lo serviremo insieme a una robiolina di pecora addolcita, e poi con i marroni sotto sciroppo e un po' di scaglie di cioccolato. Quindi diciamo che è proprio a metà tra un pancake e un neccio, no, della nostra tradizione. Sì, sì, ecco. più o meno siamo lì per inquadrarlo. Bene, ci vediamo nella terza parte con te di Tada, dove realizzeremo insomma questa che si preannuncia davvero una squisitezza realizzata con l'eccellenza toscana del territorio di Lunica e quindi del Mugello. Ma adesso Matilde Calamai e la dottoressa Emma Balsimelli per alimentazione e curiosità. Le malattie spesso si ereditano. Vero / falso. Spesso alcuni tipi di malattie e soprattutto alcuni tratti, ad esempio il colesterolo alto di produzione endogena, quindi che tra virgolette, come dice il medico, si autoproduce, o alcuni appunto patologie come ad esempio il diabete possono essere ereditarie. Ma dobbiamo stare attenti a questa affermazione, perché c'è tutta una branca della scienza che si chiama epigenetica, ovvero l'etimologia significa ciò che sta sopra la genetica, ovvero tutte quelle che sono delle modificazioni proprio a livello del DNA, scusate oggi parlo un po' di scientifico, che vengono attivate e disattivate tramite lo stile di vita. Quindi se noi prendiamo due gemelli omozigoti, quindi perfettamente identici, se noi li facciamo crescere, un fratello con uno stile di vita buono e l'altro con uno stile di vita cattivo, vedrete che la progressione delle patologie possibili sarà diversa. Questo per dirvi che nessuno ha un destino predefinito e programmato, ma sta alla nostra volontà e al nostro buon senso e a ciò che noi possiamo attuare all'interno della nostra vita per proteggerci anche dalle malattie. Quindi l'attività fisica, tutto ciò che vi diciamo sempre noi colleghi o i medici, è la strada, è lo strumento utile per poter difenderci e proteggere anche il nostro DNA, quindi i nostri geni, da delle predisposizioni. Quindi niente è detto, ma con lo stile di vita possiamo combattere e diciamo prevenire tantissimi tipi di malattie. Una volta si viveva fino a 90 anni mangiando di tutto. Falsino. C'è questo falso mito sul fatto che prima le cose andavano sempre meglio, che era tutto più facile, più rose e fiori. Beh, alcuni aspetti erano sicuramente migliori, ad esempio lo stato di inquinamento, ad esempio la manipolazione dei cibi, erano cibi molto più genuini, meno elaborati a livello industriale. Però d'altro canto abbiamo una conoscenza di quello che è la scienza dell'alimentazione molto più ampia, e ovviamente anche della scienza medica, per cui adesso sappiamo che un bimbo che nasce oggi potenzialmente potrebbe vivere fino a 110 anni. Quindi non lasciamoci abbagliare da dei falsi miti che ci confortano un po' il cuore sul passato, perché anche oggi abbiamo fatto i nostri passi avanti nel mondo della nutrizione e della scienza. La dieta mediterranea è la migliore. Vero.
Sapete che sono una fan sfegatata della dieta mediterranea, ma non per partito preso, ma per il fatto che è la dieta che è stata studiata su un numero più grande di persone, quindi di popolazione, e per un tempo più esteso. Ci sono tantissime, sapete, altre diete, ma diciamo il difetto che possiamo trovare in esse è che lo studio scientifico che è stato applicato a questo è stato per un breve tempo, quindi gli effetti a lungo termine non li sappiamo. La dieta mediterranea pura, che è nata appunto, sapete, in tutti i paesi che affacciano sul Mediterraneo, prevedeva l'uso del pesce, dei cereali integrali, pochi, di appunto del condimento con l'olio extravergine, del basso uso della carne, quindi è un'alimentazione rurale che ha giustificato e garantito una longevità in alcuni paesi anche ottuagenaria o comunque centenaria. Quindi la dieta mediterranea è la, diciamo, una dieta, una delle più complete, diciamo così, e dal punto di vista cardiovascolare per adesso è il primato sulla protezione per il nostro cuore, le nostre arterie e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Grazie a Matilde, grazie alla dottoressa Balsimelli, che come sempre ci portano delle notizie molto interessanti per quello che riguarda il nostro stile di vita, il nostro benessere a tavola. E adesso di nuovo con Simona Mazzei a parlare di Bimby Fashion. Cara, carissima la mia Simona, visto che tu hai detto nella prima parte quanto sia importante, insomma, scegliere dei pigiami di qualità, perché comunque ci passiamo in realtà molte ore, sia per i nostri figli, quindi, che per noi adulti, perché diciamo vale per tutte le età e per tutti i generi in questione, è importante scegliere un pigiama che sia un pigiama di qualità. E oggi tu ci presenti, perché non sei sola nel tuo angolino, diciamo una collezione di pigiami per tutta la famiglia che rispettano questa assoluta ricerca e questo bisogno di prima qualità. Esatto, Francesca. E mi preme anche sottolineare che mi piacerebbe che questa rubrica non si esaurisse in quelli che sono i consigli di moda, nello stile, nei colori, nei tagli, ma che presentasse anche a voi delle realtà vicine a noi che vale veramente la pena di conoscere. Oggi parliamo di questa azienda che si chiama I Pellegrini SRL. È un'azienda che nasce proprio grazie al fondatore, Aldemaro Pellegrini. Vi racconto un po' di storia velocemente, perché comunque è una storia anche molto carina, in quanto il padre di Aldemaro, Giuseppe appunto Pellegrini, nell'Ottocento creò questa sartoria nel centro storico di Firenze, che divenne ben presto una realtà apprezzatissima appunto dalla città. Poi il figlio iniziò a lavorare appunto all'interno di questa azienda, ma si rese conto che le sue velleità erano più di commercio che sartoriali, e quindi lasciò l'azienda di famiglia e iniziò a fare il rappresentante di abbigliamento. Poi la figlia Susanna entrò appunto a far parte dell'azienda e grazie anche al marito Andrea crearono questa azienda, che all'inizio commerciava intimo e calze per donna, e poi piano piano vennero introdotte varie novità come la camicia da uomo con il marchio Grino. È per quello che il sito internet, poi che è comunque in costruzione, ma che potete andare a vedere, www.grino.it, nel quale appunto ci sono i riferimenti, il numero di telefono e anche la pagina Instagram appunto @grino.it. Grazie appunto a queste novità iniziarono a fare una vera e propria produzione di intimo, di calze, di camicie da donna, finché poi negli anni 2000 vennero introdotti quelli che sono appunto i pigiami per bambini, con i marchi che alcuni che già sono sicura che conoscete, come Allegrino o Honey, e quindi la realizzazione di questi pigiami che hanno come caratteristica principale quella del tessuto, che è 100% cotone. E questo è fondamentale. Perché il cotone? Perché il cotone innanzitutto mantiene il calore, mantiene la temperatura corporea, è resistente al calore e in più rimane sempre una fibra leggera e delicata, quindi non dà fastidio, non crea allergie. Anche questa è una cosa molto importante, perché, ripeto, i pigiami
vanno a contatto con la pelle non solo dei nostri bambini ma anche con la nostra, e quindi il cotone è fondamentale. Questa azienda, Pellegrini SRL, produce tutti i pigiami, tutti in cotone 100%, e poi è fondamentale il disegno, il know-how, tutto italiano, tutto toscano, un'azienda che ancora oggi a Firenze, che ancora oggi si basa su quelle che sono appunto le caratteristiche di un'azienda familiare e artigianale. Familiare in quanto poi questi pigiami, come appunto vedremo anche dopo, sono pigiami proprio per tutta la famiglia. Certo. Quindi sia il bambino piccolo che la bambina, che il padre e anche la mamma. E quindi anche un momento di condivisione quando stiamo tutti in casa con lo stesso pigiama è una cosa carina, divertente, un'idea regalo che può piacere, può essere appunto un'idea in più. I pigiami vanno dalla 0 fino alla 16 anni. Tutte le taglie, anche da donna e da uomo, quindi vestono veramente tutti. Le fantasie e i colori sono bellissimi e in più la cosa appunto principale è davvero la qualità di questi marchi. Poi magari dopo vi faccio vedere in dettaglio qualche piccola reazione, parliamo appunto dal punto di vista moda, che poi alla fine è quello che ci caratterizza, però appunto ci tenevo particolarmente a presentare questa realtà aziendale completamente familiare che tiene tantissimo a quelle che sono appunto le esigenze delle mamme e, di noi, e dei nostri bambini. E a noi questo non può che farci piacere, perché tu lo sai che quando si tratta di Made in Italy, Made in Tuscany, bravissima, io sono sempre la prima, quindi insomma siamo molto onorati anche di questa bellissima azienda, Pellegrini. Dopo ci farei vedere un po' di cosette. Ho già visto una vestaglietta che sarebbe tanto bene a Federico. Hai già capito, va? Baby George Docet. Adesso invece i parrucchieri delle dive. Allora, che ci siamo? Facciamo vedere il prima di Sneggiana. Detto bene? Come? Sneggiana. Sneggiana, ok, Sneggiana. Benissimo. Lo dici te. Chi è? È lei. È lei. La sorella. Ma siamo... Guarda lì, raga, ora dice, sta a vedere, eh? Ora vai, tacca, vai. Allora, parliamo del colore. Del colore che abbiamo detto. Allora, parliamo del taglio prima. E allora, abbiamo levato una... il colore dopo, poi abbiamo anche la seconda parte, possiamo parlare del colore. Vabbè. Allora, abbiamo tagliato una decina di centimetri, anche di più, perché abbiamo ripristinato un pochino la sua lunghezza che era un po' sensibilizzata. E poi ho fatto una gradazione, un po' di scalatura. Ora se abbassi un attimino la mascherina facciamo vedere. Abbiamo fatto un ciuffo. Abbiamo reso un pochino più morbido ora, perché dopo voglio fare un po' di onde. Guarda come sta bene. Hai visto? Veramente, bravo Gino, bravo. Grazie. Questa cosa è un biondo miele? Sì, un biondo miele. Allora, aveva dei piccoli accenni di capelli bianchi, i primi capelli bianchi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una schiaritura per eliminare un po' quell'effetto, del miscelandolo un po' con il biondo. Poi ci sono diverse, per dire, strategie per levare i primi capelli bianchi. Si possono fare anche dei riflessanti e anche, per dire, degli henné. Io consiglio sempre, prima di fare una colorazione, per dire, permanente, di lavorare con dei piccoli trucchi. E tu lo fai? Sempre. Sempre, lo so, questa moltissimo. Cosa la fai, ti piace sì, moltissimo. Sì. Se volete non schiavizzare. Bionde, è ancora meglio. Dobbiamo fare un nuovo claim, eh? Il biondo che cosa bionde fa? Si può. La luce. Illumina. Vai, illumino d'immenso, su è Ungaretti come se non ci fosse un domani. E allora, comunque devo dire, stai molto bene, sta benissimo, hai fatto un ottimo lavoro, dopo vedremo un'altra trasformazione. Sì. Poi lavoreremo sui miei capelli bianchi, sempre. Su quei tre, sì, li vai minimizzare anche. Qua. Sì, uno qui, uno qui, uno a destra. Molto bene. Invece dalle tue parti, eccolo, che sempre qui. Di maschio si parla, anche sì. Qui. Noi, come sai Francesca, andiamo sempre a personalizzare i look, sia l'uomo che la donna. Certo. Io l'ho personalizzato anche al mio amico Giovanni. Guardate un po', ve lo faccio girare. Vedi, ci anche siamo il ispirati, prima. Sì. Vai, vediamo il primo. A Neymar? No. Nei primi del Novecento. Ah, i primi del Novecento. Certo. Vedi anche il vestito che porta. Guarda. Davvero. Lì, con il rigo. Un po' gangster. Ma sì, gangster. Ormai si farà qui la puntata dei giorni segreto, attuali. Soprattutto, rimombrata. Capelli ma ricci. Cugino? È lui. No. Gli faccio togliere un attimino. Quindi poteva essere il cugino irlandese, mascherina. Cosa ne so. Vedi? Io. Ecco.
Molto bene. E comunque quindi... si può cambiare la pettinatura anche facendola liscia, riccia, portarla all'indietro, guarda lì, e poi va anche molto la barba, no? Certo, che anche quella fa parte, insomma, giusto, del look dell'uomo. E quella va personalizzata, anche quella in base ai lineamenti del viso di una persona. Perfetto. Come il taglio dei capelli, il colore, tutto per valorizzare. Deve essere curata, deve essere tenuta, perché giusto, lo sapete, no? Ci vuole l'effetto barba, non l'effetto Merlino 2.0. Insomma, comunque ne parleremo sì, più tardi. Adesso andiamo in pubblicità, non c'è più tempo per la prima parte di Tada, ma state con noi perché Tada continua tra poco. Un'unica parola per stupire. Tada! Come non approfittarne quando si può indossare il Made in Italy anche per quanto riguarda il nostro sguardo, i nostri occhiali? Come vedete sto indossando un paio di occhiali da vista, di montatura in realtà da vista, perché ovviamente non sono stati calibrati rispetto a quelle che sono le mie necessità, perché ci ha portato ovviamente dei sample, no? Quelli che voi trovate poi nei negozi di ottica da provare e da calibrare secondo le vostre esigenze, della collezione DP69, che qua Michele Lazzaro, che è responsabile dell'immagine e della comunicazione di questa azienda giovane ma nel contempo così già avvezza alla qualità e alla ricerca e di materiali e di design, ci ha portato oggi in studio. E noi parleremo proprio della collezione che tu ci hai portato, che è una collezione mista, se vogliamo dire, anche per alcuni modelli anche piuttosto unisex, per alcuni occhiali da sole. Adesso vediamo, no, che un po' già anzitempo, qualche decennio fa, è già stato sdoganato, no, l'occhiale non ha più un genere. E non ce l'ha forse perché ci sono modelli portabilissimi e dall'uno e dall'altro sesso. Quindi da che cosa iniziamo? Iniziamo dalla vista? Io partirei dal vista. E allora, presentaci questa collezione che è assolutamente innovativa, che parla di leggerezza, di colore, ma anche di forme insolite. Come avevo detto prima, noi puntiamo molto sulla leggerezza. E soprattutto sul vista, per ovvi motivi, nel senso che comunque è un oggetto che viene portato per molto tempo. E questo non vuol dire che si debba portare un occhiale brutto, comunque sgraziato, perché c'è questa anche tendenza un po' a ribasso di comprare occhiali che poi vanno comunque ad inficiare nella, insomma, la bellezza, la gradevolezza di una persona. Per cui abbiamo creato queste due linee in acetato molto leggero e in metallo, con anche piccoli elementi di colore che comunque possono in qualche modo aggiungere un po' di appeal all'occhiale da vista. Non so se vuoi provare anche qui. Ne approfitto di, questi occhi. Provo tutto. Ne approfitto. Approfitti. Questo per esempio è un modello molto semplice, però con una sagoma particolare. Ora magari non so se la telecamera riesce a far vedere, sì, però c'è un cromatismo che comunque è molto elegante, soprattutto per la primavera. È giusto. Bello, molto raffinato. È giusto. Molto raffinato. Sembra quasi di vederci meglio, ma è solamente un'illusione, semplicemente perché c'è la luce riflessa nella lente. In realtà c'è anche questa, è una moda, però c'è anche chi usa la montatura da vista senza poi mettere la lente dall'ottico, proprio per così. Come oggetto. Come look. Come accessorio. Come accessorio. In realtà l'occhiale, no, che sia da vista, che sia da solo, è un accessorio amatissimo, anche lo vediamo il più delle volte nelle sfilate, quindi non c'è sempre bisogno, voglio dire, per l'occhiale da vista di avere una problematica a livello di vista. È nato come correzione della vista l'occhiale, quello con ovviamente la lente trasparente, la lente calibrata, ma in realtà è diventato presto anche un oggetto iconico. Tra l'altro gli occhiali, diciamo, è un accessorio che viene portato da tantissimi personaggi famosi, anche quasi un vezzo ormai è diventato, per non parlare poi dell'occhiale da sole, del quale poi parleremo nell'ultimo intervento, perché dobbiamo dare anche delle informazioni importanti ai nostri amici a casa, cioè
non si deve assolutamente andare ad acquistare un occhiale da sole, anche se non si ha bisogno, no, della correzione della vista, senza pensare alla qualità, perché l'occhiale da sole è molto importante sia d'estate che d'inverno per proteggerci e proteggere la salute dei nostri occhi dai raggi dannosi del sole. Quindi non si può assolutamente scherzare. Un occhiale in plastica o un occhiale che non ha una lente adeguata che ci protegge dai raggi UVA o UVB può comportare dei danni alla nostra salute. Quindi meglio spendere un po' di più all'inizio che poi dopo, insomma, spenderlo magari in cure e quant'altro, perché la nostra vista è danneggiata. Con gli occhi non si scherza. No, no, assolutamente, hai detto delle cose giustissime. Ecco. Soprattutto nel sole, insomma, i danni dei raggi solari sono notevoli, perché magari uno si pensa protetto da un occhiale da sole e mi dispiace dirlo, questi occhiali vengono sempre dall'altra parte del mondo, che costano ovviamente niente, ma c'è un motivo. Noi abbiamo delle lenti che chiaramente costano molto, perché sia nelle gradazioni, quelle diciamo medie o basse, devono comunque proteggere un meno. Certo. Devono proteggere e soprattutto devono svolgere quella che è la loro primaria funzione, che non è solo una funzione fashion, quindi non è solo un vezzo di moda, ma è proprio una cosa di salute. Grazie a Michele Lazzaro, ci ritroviamo più tardi e adesso, curiosissima di scoprire ancora le novità e tutto il mondo acqua di Parma con le Vanità Profumerie. Parble, parble, con la mia Jackie. Che cosa succede adesso? Allora, purtroppo io non ho potuto portare tutto il nostro corner acqua di Parma e invito a tutti quanti a passare da noi a vedere e a provare. Allora, la nostra carissima Eva ci illustrerà qualche prodotti che ho portato oggi, perché cioè, purtroppo mi ci voleva... Non una valigia, un camion. A proposito, poi dobbiamo parlare del video dell'altro giorno, perché ho scoperto una cosa, c'è Poggi Bonzi, che non sapevo. Anche tra un po' mi tocca andare anche in provincia di Siena. Ecco. Bene, allora, vai. Una cosa che Marco non sa, che Marco? Ti taglieremo la barba. Cioè? Ti taglieremo la barba. No. Barba e capelli? Capelli e barba? Tutto. Metto serenità un po'. No, e qui succede di tutto. Tada, benissimo, benissimo. Eva, prego. Grazie. Tranquillizzo Marco, che ci tiene non molto alla sua barba. Non è vero, noi gliela taglieremo. Dopo gli applicheremo. È già diventato color vinaccia. Sì. So che ci tiene molto, per cui comunque buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Francesca, è un piacere essere di nuovo qua. Come dicevamo prima, appunto, acqua di Parma, gentiluomini, devo dire che oggi e sempre di più gli uomini sono molto attenti alla ricerca del prodotto perfetto per la cura del loro aspetto, no? Quindi la linea Barbiere ci dà una vasta gamma di prodotti che ci permettono di avere la cura sia della barba che della pelle. Quindi partendo per esempio, e qui devo dire che rispetto anche alle donne, no Francesca, spesso le donne sono sempre alla ricerca del rossetto perfetto, il trattamento perfetto, anche l'uomo è diventato molto esigente, Tantissimo, anzi direi che in qualche caso forse ancora di più. Esatto, quindi partendo da quella che è la linea per la cura della barba, troveremo tantissimi prodotti tra la crema da rasatura per l'uomo che ama invece la rasatura tradizionale, con i pennelli meravigliosi anche di acqua di Parma. Avremo un gel molto più pratico, premendo fuori esce il prodotto, applicandolo, massaggiando sul viso, si trasforma in schiuma. Per chi invece ama la rasatura più geometrica, quindi anche più precisa nel pizzetto, nell'angolo della barba, così per esempio anche come ce l'ha Marco, l'olio permette con la sua trasparenza di vedere laddove l'uomo va a fare la sua precisazione nella linea della barba.
Devo dire anche, Francesca, che spesso e volentieri i consigli che danno i maestri barbieri di Acqua di Parma è quello di farsi la barba dopo la doccia. Perché la pelle è più morbida, i pori sono più aperti anche per il determinati trattamenti di cui parleremo. Come noi per le maschere, no? Che diciamo dopo la doccia la pelle è più ricettiva ai trattamenti perché si dilatano i pori e quindi dilatandosi i pori poi acchiappano meglio quelli che sono i principi attivi, no? Esattamente. Detto bene? Perfettissimo. Assunta Calevanità? Assuntissima. Bene, benissimo. Venga anche lì, se non c'è tempo non c'è problema. Tanto io di creme... Buongiorno. Esattamente, per cui avremo allora, in realtà vorrei fare una precisazione prima, ci tengo perché mi ronza in testa e avrei piacere in dare un consiglio, se i gentiluomini me lo permettono, una precisazione e un consiglio. La cura della barba va di pari passo con la cura della pelle. Se si vuole avere, oggi è tornata appunto di moda, no? La barba bella folta, anche più geometrica, insomma è un vero e proprio accessorio anche per l'uomo. Anche così un po' dandy, no? Esatto. In alcuni casi, cioè beer, no? Lo chiamano esattamente. Beer. Vuol dire orso in inglese, ma in realtà non significa l'orso ispido, esatto. O Teddy Ruspin, no. No, no, significa appunto questa tendenza dell'uomo ad avere questa bella barba, come dire, completa, no? Curata bene. Esattamente, e per far sì che la loro barba sia folta, luminosa, morbida e profumata, deve andare in sinergia con il trattamento della pelle, per cui, molto importante, radersi, stressa la pelle, quindi emulsioni, lozioni, scegliete voi la composizione che più vi piace per lenire, calmare e rendere la pelle ben idratata ed eterza, quindi emulsione è importantissimo come bene. Prodotto, come step dopo la rasatura. Devo dire che c'è un prodotto particolare che ce lo richiedono spesso tantissimi dei nostri clienti in profumeria, è il siero da barba. Il siero da barba permette di, innanzitutto, è ricco di olio di mandorla, oli di semi d'uva, con principi attivi nutrienti, emolienti, districanti. È importante mantenere questa barba in vita, bella, luminosa, ben pettinata, perché dopo anche la pelle avrà un grandissimo comfort con, esempio, appunto il siero da barba. Quindi pelle che ritrova il comfort, barba ben trattata, si arriva ad avere un effetto bellissimo e ottimale. Oggi applicherò su Marco. Sì, e poi dopo lo vediamo nella terza parte. Volentieri. Brevemente, che cosa gli applicherai? Allora, gli applicherò una maschera all'argilla, fondamentale per ripristinare anche appunto la pelle. All'interno troveremo degli estratti emolienti di oli, l'olio di limone che va a purificare e a pulire la pelle, quindi avremo un trattamento detox e rigenerante. Hai dopo capito, Marchino, a sedere lì, zitto zitto, molto bene, adesso do la linea a Carlotta. E continuiamo a parlare del mondo degli sposi, in particolar modo dello sposo, con Laura e Niccolò di Laura Romagnoli Atelier. Quali sono le tendenze di questo 2021? Ah, il 2021 è una collezione un po' particolare, perché è una collezione capsule, no? Che significa? È una collezione che è nata da tutte le vicissitudini che ci sono state anche con il periodo Covid, no? Quindi è stata, diciamo... Posticipata? Non è tanto stata posticipata quanto riproposta. È stato creato praticamente delle integrazioni alla collezione 2020. Anche perché sappiamo che molte coppie dovevano sposarsi appunto nel 2020 e il matrimonio è stato rimandato e posticipato. Esatto, quindi anche un po' per questione anche di rispetto loro. Certo. Però in realtà ci sono degli elementi di innovazione in questa 2021, perché è una collezione nata proprio, lo dice anche la parola stessa, capsule, quindi quasi di nicchia.
nicchia, no? Quindi ci sono grandi elementi di innovazione che poi alcuni li ho portati anche qua in studio, come per esempio un richiamo anche a il doppio petto, per esempio. Mm-hmm. Adesso c'è, si spinge tanto anche nel doppio petto, con questi revers molto ampi, quasi in questo stile quasi glamour anni 70, no? Oppure per esempio alcuni colori che stavano già andando molto forte nel 2020 o comunque negli ultimi anni, che richiamano un po' lo stile shabby, lo stile country, lo stile delle vigne, cioè questi colori anche perlati, oppure altri elementi di innovazione che vanno a integrarsi su uno stile pulito, come l'abbiamo visto anche sì, con Tommaso prima. Insomma, ci sono questi grandi spunti, ecco. Laura, visto che ci sono sempre più coppie che si sposano con figli, è possibile creare al figlio un abito simile uguale sì, al padre, quindi allo sposo? Anzi, quasi sempre viene richiesto il bambino vestito uguale al babbo, perché, e quindi noi sì, abbiamo questa linea che facciamo praticamente il babbo con i tessuti proprio del babbo, creiamo lo stesso modello identico al babbo con gli stessi tessuti, però fatto da bambino, da una sartoria che cuce esclusivamente bambini, quindi viene il look totale uguale identico. Mini me, diciamo. Tra l'altro lo stesso discorso so, Niccolò, che vale anche per i nostri amici a quattro zampe. Sì, esatto. Se una coppia oggi si sposa con un cane, sì, so che voi create accessori o mini abiti per loro, come sì, ce lo mostra questo peluche. Esatto, questo tra l'altro è un collarino effetto smoking. Sì, sì, sì. Guardate, no, questa, com'è carino. Diciamo, noi siamo poi particolarmente affezionati ai cani, siamo molto amanti degli animali, tant'è che alcune nostre mascotte in atelier sono proprio dei nostri cagnolini. Quindi diciamo che siamo molto attenti a questo tema e soprattutto tanti sposi ce lo stanno chiedendo, ma c'è modo di vestire anche il nostro amico a quattro zampe? Sì, l'abbiamo fatto e realizziamo, grazie a alcune ditte che lo fanno, appunto, ci costruiscono questi abiti per noi, mandandogli magari noi i tessuti e facendogli vedere. Chissà un giorno quando ti sposerai come sarà bello Zeno il cane, certo, di Niccolò. Il mio cane sarà bellissimo. Bellissimo. Quanto il padrone, no? Quanto il padrone, certamente. Ma torniamo a parlare dei brand più importanti adesso, che i tessuti dello sposo, e la, se è una femmina, la canina, con lo stesso tessuto della sposa. Della sposa. Certamente. Sì, sì. Torniamo a parlare dei brand più importanti che sono presenti in negozio con questa seconda sfilata, sempre del nostro modello. Tommaso, prego. Sono abiti molto particolari, tra l'altro prima si parlava dello stile shabby, delle vigne, delle campagne, ecco, questo bronzato qua è veramente molto richiesto, è di Maestrami l'abito, quindi uno veramente delle linee. Questo bronzo tra l'altro che si accosta benissimo con il blu dei pantaloni. Sì, sì, perché la giacca ha un tessuto, un melange con dentro del blu anche, quindi riprende bene tutto il sotto in blu, cioè proprio un tessuto melange, bronzo e blu. È uno stile molto particolare, bello, molto stravagante, eccentrico tra virgolette, e noi il bello del nostro lavoro è anche, lo dico sempre, tipo conoscere gli sposi nella parte anche un po' più intima, no? Perché molti, sì, cioè certe volte noi capiamo subito, anche se non li conosciamo, però vediamo gli sposi veramente con cosa la loro interezza. Bene, certo. Sì, perché quel giorno lì vogliono essere unici e quindi questa particolarità è proprio il bello del nostro lavoro. Mentre gli abiti che sono presenti in studio andiamo a descriverli nella terza ed ultima parte. Non perdetevela, Grazie Francesca. Eccoci di nuovo qui con me e adesso, meno male che ci sei, mia cara Simona Mazzei. Ho detto male? No? No. Forse sì? Non ho capito? Vabbè, comunque, Bimbi Fashion.
Allora, cara la mia Simona, vedo che qui sei accompagnata da questi pigiami di cui abbiamo già parlato, vengono da un'azienda tutta toscana che si chiama appunto Pellegrini. Esatto. Pellegrini Grassina, quindi siamo proprio nell'Interland, per dire fiorentino, nella provincia prossima. Esatto. Visto che ci hai portato vari modelli per mamma, per bambino e anche per il babbo o papà, esatto, che dir si voglia. Si parla di uomo oggi, no? Ecco, illustraceli un po', perché sono modelli anche molto, molto classici, che ci riportano, no, anche ai nostri film di infanzia. Esatto, allora questa azienda, come ho detto prima, Pellegrini SRL, appunto un'azienda, come hai detto te Francesca, tutta toscana, con i suoi brand Allegrino, Oni, eccetera, produce questi pigiami, che voglio ricordare, in 100% cotone, e li produce proprio per tutta la famiglia. Li possiamo trovare nei rivenditori specializzati, quindi nei negozi che vendono questi marchi, online, oppure il sito che è in costruzione, come vi ho detto prima, www.grino.it, anche @grino.it, che è il sito Instagram. Vi voglio far vedere qualcuna di queste meravigliose creazioni, innanzitutto queste qui da piccolissimi, quindi queste taglie 24 mesi che, come vedete, hanno dato ascolto ai miei consigli che vi ho precedentemente descritto nella prima parte, quindi per i bambini piccoli iniziare a utilizzare il pigiama spezzato per renderli appunto un pochino più autonomi. La riga per la bambina, perché dovete sapere, la riga non è una fantasia solo estiva, ma è molto molto carina anche in inverno, quindi utilizzate il pigiama a righe in tutti i colori, perché non è vero che poi l'azzurro è solo estivo, va benissimo anche in inverno. Per il maschietto il tartan, che è un colore meraviglioso, ma secondo me, esaurito un po' quello che è il periodo natalizio con il tartan rosso, il tartan in verde è sicuramente uno dei modelli, dei colori di tartan più chic che troviamo. E siccome appunto il pigiama è qualcosa che utilizziamo, quello un pochino più pesante, fino a aprile, perché magari la stagione lo consente, è anche un capo da acquistare a saldo. Quindi la scorsa volta abbiamo parlato proprio di acquisti da fare ai saldi per i nostri bambini, i pigiami, come un po' tutto l'intimo, sarà un capo da acquistare, magari in una taglia in più, tipo questi qui appunto di Allegrino, una taglia in più, li facciamo indossare adesso ai nostri bambini con la manica rigirata e poi saranno meravigliosi per tutta la stagione, perché il cotone un pochino più pesante si porta fino ad aprile. Poi appunto l'azienda Pellegrini realizza pigiami, come ho detto, per tutta la famiglia, perché è proprio la base familiare che rende specifica questa azienda. E quindi pigiami che sono uguali appunto sia per bambini, quindi questo qui con i dettagli del bottone, con la righina sul colletto, si vede appunto che sono pigiami un pochino più ricercati, diversi da quelli che troviamo poi nelle grandi catene, e li troviamo uguali sia per il bambino o bambina, perché il blu, come vi dico sempre, è bellissimo anche per la femmina, lo troviamo per la mamma in tutte le taglie, quindi per la mamma dalla S fino all'XL, e anche appunto per il papà, come abbiamo visto, abbiamo parlato di uomo oggi, no? Nel vestiti da sposa, eccetera, l'uomo in pigiama io lo trovo comunque bellissimo, no? Se il pigiama è raffinato come questo. Ognuno di questi pigiami ha poi la sua bustina dove vengono riposti, e quindi è una cosa anche molto carina, molto comoda. La bustina lo mettiamo dentro, lo mettiamo in valigia e lo possiamo portare veramente da tutte le parti. Un'altra fantasia molto carina che voglio farvi vedere è questa qui a fiori, sempre per tutta la famiglia, perché i fiorellini sono una fantasia un pochino più magari estiva, ma si portano tranquillamente in tutte le stagioni, quindi da utilizzare adesso con la manichina lunga e magari nelle stagioni un pochino più calde con la manica corta e magari in versione shorts. Il fiorellino, come ho detto precedentemente, se mi seguite lo sapete, i fiorellini saranno il fiore sarà una fantasia meravigliosa e super di moda per il prossimo inverno, quindi se trovate dei pigiami a fiori acquistateli subito e saranno super super fashion. E poi Francesca, questa l'ho portata per te. Eccola qua. Per Fede l'hai portata questa. Per il tuo bambino, perché lo so che è super chic principino, e questa azienda, oltre a realizzare questi pigiami meravigliosi, realizza le vestalline. Io le trovo molto carine, servono appunto per
avere un look un pochino più completo, quando fa un pochino più freddo invece di portare il maglione sopra la vestaglina, sempre di cotone al 100%, quindi la trovo veramente carina, raffinata e super chic. Quindi questa azienda, la ringrazio anch'io perché ci ha fatto trovare queste collezioni e perché spesso le mamme me lo chiedono, per andare un pochino oltre a quello che troviamo nelle catene, low cost e quindi un po' in serie, questa azienda Pellegrini realizza appunto questi pigiami, tutti 100% cotone e davvero, davvero particolari. Evviva Simona Mattei, evviva Pellegrini e grazie soprattutto delle news in fatto di fashion. Adesso invece di nuovo il momento delle vanità profumerie. Non è una rappresentazione di Pirandello, ma è l'opera della nostra Eva che ha posto su tutto il viso in realtà la maschera di Acqua di Parma, ma in realtà ci fa vedere la differenza. Spiegaci tutto. Esatto, ho cominciato poi a togliere la maschera perché il tempo di posa è molto rapido, per cui come dicevo prima, gli ingredienti all'interno abbiamo un'argilla naturale, il succo di limone che va, l'olio scusate di limone che va a pulire e a detergere la pelle, per cui spesso e volentieri l'uomo ha una pelle mista, no? Con i pori un po' più aperti, per cui questo tipo di maschera va a ripristinare tutto questo. Marco, che inizialmente aveva una parte del viso molto lucida per la produzione di sebo, in questo caso si vede già che questo lato è opaco, ma in questo lato è molto opaco, opacizza immediatamente. Importantissimo anche, Francesca, un altro aspetto, e questo è un altro tipo di maschera, io nel frattempo, scusate, continuo a lavorare. Certo. C'è un altro tipo di maschera che è la maschera alla pietra pomice, che permette in un'esfoliazione meccanica, grazie ai suoi microgranuli, di farlo su tutto il viso, compreso anche la barba. Perché? Perché questo tipo di maschera, togliendo l'impurità e togliendo quelle che sono la produzione di sebo, permette alla barba di crescere in maniera omogenea. Tantissimi uomini hanno problemi, no? Di parti di barba che crescono di più rispetto ad altre. Sì, quasi tutti, direi. Questo tipo di maschera permette che, appunto, lavorando in sinergia con tutti gli altri prodotti, andremo poi ad avere un effetto ottimale sia della propria pelle sia della propria barba, decisamente. Bene, io direi che comunque sono ottimi prodotti di grandissima qualità e che possono essere usati in tutta tranquillità per rispondere a quelle che sono le esigenze di un uomo che si cura. Decisamente, perché poi associato ovviamente a un brand meraviglioso, l'equipe degli esperti barbieri che tastano con mano, no, il lavoro, danno tutti i consigli per avere sempre formule, all'avanguardia e qualità, Francesca, qualità al 100%, veramente. E allora, se voi deciderete di andare in uno dei punti vendita delle vanità di Firenze, di tutta la Toscana, troverete anche i prodotti di Acqua di Parma, che sono in particolar modo, insomma, nel corner del negozio vicino, nelle adiacenze, insomma, di Palazzo d'Avanzati, quindi in Porta Rossa di Firenze. C'è proprio un corner bellissimo dedicato a tutti i cultori di questo marchio sinonimo di stile, di eleganza, di qualità e di ricercatezza, per un uomo che ama sentirsi unico, unico, che magari sceglie le sue cose, le sceglie con diligenza, con cura e soprattutto con l'inconfondibile aroma e profumo dell'Acqua di Parma. Grazie meravigliose creature, 1, 2, 3, poi noi parliamo di quella cosa di Poggi Bonzi, mi è rimasta qui, come si dice adesso, il parrucchiere delle dive. Eccoci. Si parlava di dive, guarda. Abbiamo fatto l'onda a diva.
certamente, anni 30, anni 40. Il mood si sposa bene con l'uomo. Bellissimo. E infatti, io ho cambiato la pettinatura e la fonte di ispirazione, prima ti ho detto, del Novecento, l'ho resa attuale, ma noi l'ispirazione, come tutti, ce l'hanno sia dei personaggi del cinema, dai nuovi influencer, perché tutti che li seguono, e i calciatori, e noi nei negozi nostri ci sono tutti. Lo so, c'è Caglion che ormai vi predilige per i suoi tagli di capelli, e sappiamo anche che c'è un ritorno, back to the rules, a questo look un po' retro. Lucido, molto lucido. Bravo. Quindi dopo le tendenze, diciamo, alla Fedez, siamo passati invece a qualcos'altro. Infatti, pure con l'abbigliamento elegante possiamo proporre ugualmente le nostre rasature, perché ci stanno. Ci stanno. Stavo pensando, mentre facevo l'onda, che te da un po' di tempo che porti sempre i capelli lisci. Allora onde alla Francesca. Bisogna cambiare. Va bene. Troppo minimalista il tuo look, deve essere un pochino più... Ma io ora più... sono diventata più minimalista, sono più... Rigida? Più... No, mai. Rigorosa? Mai. No. Semplice. No. Bobby Brown diceva less is more. Meno e di più, e quindi allora ogni tanto bisogna cambiare. Tanto per rimanere in tema di make-up artist. Sempre personalizzando. Sempre personalizzando. No, vabbè, ci possiamo divertire, tu sai che con me ti puoi divertire, okay. Insomma, ti ho dato anche modo di divertirti molto con i miei capelli. Bene. Allora, devo dire che loro sono bellissimi, vi ricordo ancora, e lo dico direttamente in TV, oltre che sui nostri profili social, che se volete partecipare ed essere dive o divi per un giorno, non dovete far altro che scriverci qui anche alla nostra redazione, redazione@rtv38.com, oppure proprio tadacchio@rtv38.com, e noi vi faremo selezionare dai nostri Gino e Massimo De Stefano per essere protagonisti. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi. A voi, complimenti ai vostri bellissimi modelli. Adesso la linea passa di nuovo a Carlotta. Grazie Francesca. Niccolò, il vostro atelier si trova a Empoli. Tra l'altro vi faccio i complimenti perché è bello, spazioso, grazie, luminoso, pieno di abiti. C'è l'imbarazzo davvero della scelta. Ma dove vi trovate di preciso e se volessero contattarvi come possono fare? Allora, ci troviamo in via Jacopo Carrucci 40, che è esattamente a due passi dal centro, e più per la precisione a Piazza della Vittoria, che è proprio la piazza principale di Empoli. Quindi siamo veramente in piazza. Praticamente in centro, e davanti c'è un ampio parcheggio, quindi insomma possono venire tranquillamente. Tutte le persone che non sanno parcheggiare, tipo come me. Come te, esatto. Descriviamo gli abiti che sono anche presenti in studio, partendo dalla mia destra. Questo è bellissimo e particolarissimo, color perla. Color perla, sì, è un per colore. Per quale tipo di contesto e matrimonio è... Si parlava molto del contesto bucolico, contesto delle vigne, delle cantine, ma anche per esempio per un matrimonio sulla spiaggia. Insomma, è un colore che sta andando tanto, questo stile shabby chic, no? Mm-hmm. Che sta andando tanto adesso, e questo è molto in quella linea lì. Tra l'altro sotto c'è un gilet da bordeaux, che è un altro colore, insomma, che in contrasto con questo perla è bellissimo. È molto particolare anche questo accanto, visto i molteplici bottoni, tra l'altro rifiniti con degli Swarovski, molto bello anche questo modello. Questo è molto ben più elaborato, ha anche questo bottone gemello in alto, questa agganciatura alta, e sotto un gilet doppio petto in damasco bianco, quindi color ghiaccio, quindi anche questo molto appariscente, molto bello, però anche uno stile molto pulito. È una giacca alla coreana questo, quell'altro invece era un collo a lancia, quindi un pochino più, diciamo, quasi classico, stile un pochino più classico. Mentre questo alla mia sinistra, se non sbaglio, mi ricorda uno stile glamour che ricorda gli anni 70. Esatto, è proprio quello che dicevamo prima, cioè questo voler puntare tanto anche su una rivisitazione del doppio petto, che è tra l'altro uno stile che sta andando tantissimo, lo si vede tantissimo anche in televisione, insomma, e Lubiam tra l'altro ci ha voluto puntare veramente forte. Avete una vostra linea anche di scarpe, ve la mostro, modelli lucidi.
spazzolati, allora, vanno tantissimo. E questi una... sono i modelli che sì, vendete allora, maggiormente. È un brand che lavora appunto per noi, infatti sono marcate con il nostro nome, e sono perché le riusciamo a fare appunto blu lucide, blu spazzolato, poi facciamo anche le polacche, la pantofola, ma anche delle personalizzazioni che se uno vuole appunto metterci del tessuto uguale all'abito da sposo, certo, noi lo possiamo fare, cioè degli inserti o dei colori particolari, si riesce a realizzare tutto praticamente a 360 gradi quello che uno come vuole. Come dicevamo prima, per soddisfare appunto tutte le esigenze, gradi, massimo, le esigenze, sì, di ogni sposo. Sì, perché poi facciamo quello anche con gli abiti in realtà. Dove puntiamo appunto nel nostro atelier è ci dedichiamo completamente a tutto questo mondo del wedding, dello sposo e sposa, e non deve mancare niente. E lo fate davvero, in quanto avete anche una vostra linea di, sì, abiti da sposo molto importante su misura. Sì, è creata un personaggio. Perché ogni uomo ha la propria tipologia di corpo e quindi l'abito, sì, ma anche in tanti casi va creato su misura. E personalizzare quello che uno vuole, perché se uno vuole qualcosa di personale, di particolare, che vede che magari manca a un completo che lui vede già fatto, però le piacerebbe mettere un qualcosa di un altro, noi lo riusciamo a fare. E poi, come giustamente, ci sono appunto questi uomini che hanno delle misure particolari, appunto anche sportivi, con delle spalle ben grandi, poi sotto molto stretto, quindi si va a fare il suo misura e quindi viene cucito apposta a sua. Non c'è limite. Non ci sono limiti, no. E come abbiamo detto all'inizio, non solo abiti da sposo ma anche da cerimonia, come sì, ad esempio quello che sì, io anche in questo sì, caso sono tantissimi brand sì, importanti, non solo nazionali ma anche internazionali, come ad esempio questo che è uno Sherry Hill, sì, sì, una marca io so davvero di qualità, sì, importantissima. E tra l'altro questo è uno spezzato, sì, che è un modello di tendenza di questo anno che sì, va tantissimo. Lo spezzato sta ritornando tantissimo, sì, e anche lì riusciamo ad andare a vestire tutti, praticamente anche lì misure particolari, perché anche lì abbiamo anche oltre a loro come brand che fanno praticamente anche delle misure fatte apposta per la persona, si vanno a ordinare, però anche riusciamo anche lì a creare, se uno vuole delle cose sue, noi le riusciamo a fare, una nostra linea anche quella della cerimonia che facciamo tutto, quindi riusciamo a vestire anche lì tutte, persino anche la nonna, se uno vuole vestire la nonna. Certo, cioè abbiamo perché no? Tutto dedicato agli sposi. Anche se già anticipo che parleremo proprio degli abiti da cerimonia in un'altra puntata, sì, con tutta la linea cerimonia. Certamente, quindi sì, io vi ringrazio. Le damigelle, tutto. Parleremo di tanto, ma non svegliamo niente, no, Laura. No. Alla prossima. Alla prossima e grazie per essere stati con noi. Grazie, Laura, a voi, Niccolò. Grazie Carlotta, veramente. Per averci ospitato, veramente. Siamo stati molto bene. Bene, grazie Francesca. E allora, torniamo a parlare del mondo del fashion, delle collezioni, occhiali da sole di DP69, abbiamo detto improntate alla qualità, alla ricerca anche dei materiali, perché quando si va a parlare di protezione dai raggi solari bisogna parlare soprattutto di qualità dei materiali. Assolutamente, 100% made in Italy, sia la lente che la montatura, che in questo caso utilizza sia metallo che acetato fatto a mano. Come posso fare il modello? Certo, bello, questo è maschile ma volendo anche una signora, assolutamente, insomma, assolutamente, più dinamica. Lo potrebbe portare. Sono assolutamente facciamo occhiali. Questo, no? Per esempio, facciamo. Sì, questo è un caso. Questo è un limited edition che appunto può essere utilizzato insomma in ambiti particolari. È molto, questo è molto bold, molto aggressivo questo occhiale. Può fare anche così? Passiamo di là. Dopo passiamo di là, poi cosa oppure abbiamo? Questo che. Questo mi piace molto. È una tecnologia nuova di lente appoggiata e non inserita all'interno della montatura. Qui abbiamo una lente, ripeto, è importante avere una lente di qualità per non avere problemi poi nel futuro
per l'occhio. È un fumé, quindi si abbina a qualsiasi tipo di outfit. A tutto. Nei vari colori. Anche questo. Assolutamente. Sì. Comunque, a parte gli scherzi, devo dire che sono molto belli e anche questi rispondono alla stessa vostra, diciamo, caratteristica degli occhiali da vista, cioè sono molto molto leggeri. Sappiamo che gli occhiali da sole per loro natura sono meno leggeri rispetto a una montatura da vista. Sì, sì, sono molto leggeri, però sono anche molto stabili. E questo insomma ci ha permesso anche di entrare in alcuni paesi, diciamo del Medio Oriente. Insomma, sono occhiali molto apprezzati anche perché, seppur leggeri, sono molto stabili, ecco. Allora, dove possiamo trovare il brand DP69? Allora, ovviamente noi abbiamo spostato come un po' tutto, come un po', insomma, altri brand. Stiamo facendo delle riflessioni importanti, strategiche. Intanto vorrei dire che c'è la richiesta da parte dell'estero di aprire punti vendita proprio monomarca. Infatti, certo, non so se la regia può presentare, insomma, stiamo creando un punto vendita molto particolare. Ora non posso svelare ovviamente un po' tutto, è progettato dall'architetto Rodolfo Pieri, ecco, è questo qua, c'è proprio la richiesta che di bello creare dei punti vendita monomarca. Chiaramente a questo si accompagna il web e ovviamente poi ci sono le classiche ottiche, ma sono sempre più anche le boutique che richiedono l'occhiale perché, come dicevi, è diventato sostanzialmente un prodotto iconico, un accessorio moda, quindi le richieste sono plurime, ecco, e variegate. Molto bene, grazie a Michele Lazzaro, grazie a tutti gli ospiti intervenuti fino adesso in studio. Come avete visto, oggi abbiamo portato in alto ancora una volta il Made in Italy, il Made in Tuscany. Adesso portiamo in alto la buona tavola, la buona cucina. Tada in cucina tra pochissimo, state con noi.